Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Stangate in arrivo sulle bollette di luce e gas. Vediamo dunque che cosa cambia dal 1 luglio. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. La Nomisma Energia, ovvero la società che si occupa di consulenza, ricerca e formazione in relazione ai mercati delle fonti energetiche dell'ambiente, ha lanciato un allarme riguardo alla stangata che arriverà in bolletta a tutti i consumatori dal 1 luglio 2021. Secondo quanto spiega il presidente Davide Tabarelli, l'impennata dei prezzi dell'energia in tutta Europa arriverà in Italia con un forte aumento nei prezzi di luce e gas. Sugli aumenti deve ancora pronunciarsi l'ARERA, ovvero l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambienti, che svolge l'attività di regolazione e controllo dei settori luce, gas, acqua e rifiuti, che potrà intervenire in difesa dei consumatori. In base ai dati preliminari, la stima dell'aumento di luglio è pari al 12% per l'energia elettrica e di oltre il 21% del gas. Si tratta di cifre record mai raggiunte in passato. Per questo si prevede, secondo Davide Tabarelli, un tasso di inflazione in forte accelerazione nei prossimi mesi. Secondo i calcoli fatti da TGCom, per una famiglia tipo con un consumo di energia elettrica di 2700 kWh e una nuova tariffa media che arriva a 23 centesimi per kWh, la stangata in bolletta si tradurrà in una spesa di 66 euro in più l'anno. L'incremento delle tariffe per i consumatori, che si aggiunge al consueto aumento estivo, è dovuto alla crisi causata da un insieme di fattori che vanno dalla scarsità dell'offerta alla ripresa dei consumi fino ad arrivare alle politiche ambientali più restrittive rispetto agli anni passati. Nomisma Energia prevede che il trend continui per i prossimi mesi, andando a raggiungere cifre sempre più alte in concomitanza con l'aumento dei prezzi della benzina e del petrolio, con il costo del greggio che è passato da 42 dollari a barile del 2020 a ben 75 dollari nel 2021. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.